Ebbene, dice Fichte, alla fine esistono solo due sistemi possibili, il sistema dell'idealismo e il sistema del dogmatismo. Tutte le filosofie si lasciano ricondurre a questi due sistemi. Il sistema del dogmatismo è quello che parte dalla realtà obiettiva del non io, del mondo oggettivo. Il sistema dell'idealismo è quello che deduce il mondo oggettivo dall'attività dell'io. Nessuno dei due sistemi può confutare l'altro, dice Fichte. Per il dogmatico tutto ciò che compare nella coscienza è prodotto di una cosa in sé e pertanto anche le nostre pretese, determinazioni effettuate con libertà, nonché la stessa opinione che noi siamo liberi. Il dogmatico precipita in una forma di realismo, di fatalismo, di materialismo, parte dal presupposto che ci sia un mondo oggettivo e che noi dobbiamo rispecchiarlo. Per il dogmatico, scrive Fichte, l'io in fondo è un pezzo di lava sulla luna, non ha responsabilità, deve solo rispecchiare il mondo oggettivo. Diversamente, per l'idealismo, tutto ciò che è dipende dall'attività dell'io e dunque l'io è chiamato in causa continuamente a ciò che si impegni per trasformare la realtà obiettiva. Ecco perché in fondo nessuno dei due sistemi può confutare l'altro, però la scelta di uno di questi due sistemi dipende dal tipo di uomini che si è. Sceglierà il dogmatismo chi è pigro, adattivo, rassegnato, sceglierà l'idealismo chi è invece coraggioso, pugnace, non arreso all'esistente. Scrive Fichte, la scelta di un certo tipo di filosofia dipende quindi dal tipo di uomo che si è. Poiché un sistema filosofico non è una morta suppellettile che si può prendere o lasciare a nostro piacimento, ma è vivificato dall'animo dell'uomo che ce l'ha, un carattere fiacco per natura o fiaccato dalla servitù spirituale, dal lusso raffinato e dalla vanità, un carattere storpiato non si eleverà mai all'idealismo. Per questo Fichte ritiene che sia fondamentale educare i giovani. È sui giovani, secondo Fichte, che bisogna puntare, elevare i giovani all'idealismo, educarli al senso della libertà, della prassi. È già qui, tra l'altro, e poi concludo, tutta la filosofia della prassi di Marx. Quando Marx dice i filosofi hanno solo interpretato il mondo, si tratta di cambiarlo, che altro è se non una rilettura del conflitto fra dogmatici e idealisti? Nulla di più. Chiudo dicendo che oggi viviamo in un'epoca antifichtiana, come dicevo, quasi come se vi fosse stata una vittoria postuma del non io su Fichte. Viviamo nel tempo del fatalismo, dell'ideologia dell'intrasformabilità del mondo. There is no alternative, che altro è in fondo se non l'ennesima variazione del dogmatismo fatalista. La realtà è questa, sopportatela, siate resilienti, accettate il mondo. L'assolutismo mistico della realtà, la fine della storia, sono tutte espressioni di senso della nostra epoca, che Fichte avrebbe inquadrato come variazioni, come costellazioni del dogmatismo, un concetto intimidatorio di realtà. Questa è la realtà, adeguatevi. È in questo orizzonte che fioriscono filosofie dell'adattamento, nuovi realismi. Filosofie che prescrivono l'accettazione del mondo così com'è. Ebbene, Fichte ci risveglia, e chiudo, esattamente nella misura in cui ci ricorda che fatum non datur, che la realtà è ciò che noi di essa facciamo, che il mondo è il prodotto del nostro agire, che il mondo diventa intrasformabile se noi cediamo al dogmatismo e lo pensiamo intrasformabile. Il nostro compito, quindi, con Fichte, potremmo dire, è tornare a pensare l'essente come possibilità. Il mondo oggettivo, la obiettive Welt, come non io, che dipende dal nostro io e che siamo chiamati a sottoporre a una prassi trasformativa. Per questo, e chiudo con una bella citazione di Fichte, Dottrina della Scienza 1801-1802, se si parla di un mondo migliore e delle tracce della bontà di Dio in questo mondo, allora la risposta è questa. Il mondo è il peggiore che possa esserci. Se in generale deve esserci ancora, deve essere ancora possibile un mondo. Tuttavia è diffusa in esso l'intera bontà di Dio che sola è possibile, che l'intelligenza può da esso sollevarsi alla decisione di renderlo migliore.